senza dubbio stavo io alla fine del 1811, nell'epoca per noi memorabile, straordinaria, ventosa, fantastica, lontana, eroica, russa, storica, francese, bianca, memorabile, viveva nel suo possesso di Niena Radova. Il buon Gavrila Gavrilovich R. Egli aveva fama in tutto il circondario di ospitalità e di cordialità. Dai vicini! In ogni momento andavano da lui a mangiare, a bere, a giocare di 5 copeche a Boston con sua moglie. Praskovia Petrovna. Taluni, però, andavano da loro anche per vedere la loro figliola. Maria Gavrilovna. Snella, pallida fanciulla diciassettenne. Ella passava per essere un ricco partito. E molti la destinavano a sé o ai figli. Maria Gavrilovna era stata educata sui romanzi francesi e di conseguenza era innamorata! L'oggetto da lei scelto era un povero alfiere dell'esercito che si trovava in licenza nel proprio villaggio e si intende da sé che il giovane ardeva di ugual passione per lei. Intende che i genitori della sua amata, avendo notato la loro vicendevole inclinazione, proibivano alla figlia anche solo di pensare a lui. E lui lo ricevevano peggio che un assessore in riposo. I nostri amanti erano in corrispondenza. E ogni giorno si vedevano a quattro occhi
Nella pineta. O presso la vecchia cappella. Là si giuravano l'un l'altro eterno amore. Si dolevano della sorte e facevano le diverse supposizioni. Scrivendosi e discorrendo in questo modo, essi, il che è naturalissimo, arrivarono al seguente ragionamento. Se noi non possiamo vivere felici l'uno senza... l'uno senza l'altro e il volere dei genitori... crudeli ostacola la nostra felicità. Non possiamo noi farne a meno. Si intende che questa idea felice venne in mente dapprima a Vladimir Nikolaevich. E che piacque moltissimo all'immaginazione romanzesca di Maria Gavrilovna. Giunse l'inverno e interruppe i loro incontri. Sì, ma la corrispondenza ne divenne tanto più animata. In ogni lettera Vladimir Nikolaevich la supplicava di abbandonarsi a lui, di sposarsi segretamente, di nascondersi per qualche tempo, di inginocchiarsi poi ai piedi dei loro genitori. I quali, certo, sarebbero stati alfine commossi dall'eroica costanza e dalla sventura degli amanti e avrebbero, senza dubbio, detto loro. Aia! Figlioli! Venite fra le nostre braccia. Vladimir! Masha! Saremo felici? Sì, saremo felici. E avremo tanti bambini? Due bambini, tanti bambini, sì, tanti. Vivremo a Mosca, Vladimir. A Mosca gli affitti sono alti. A Mosca, viviamo a Mosca. Maria Gavrilovna esitò a lungo. Una quantità di disegni di fuga furono respinti, ma finalmente ella acconsentì! Il giorno fissato doveva non cenare e ritirarsi nella sua stanza con il pretesto di un mal di capo. Parascia, la sua cameriera era nella congiura. Tutte e due dovevano uscire nel giardino per la scaletta posteriore. Dietro il giardino trovarvi una slitta pronta, salirvi e andare a 5 verste da Nienaradova, al paese di Jadrino. Direttamente in chiesa, dove Vladimir già doveva aspettarle. Alla vigilia della giornata decisiva, Maria Gavrilovna non dormì per tutta la notte! Preparava la sua roba, involtava la biancheria, i suoi vestiti e scrisse una lunga lettera ad una signorina sensibile, sua amica. Cher, excellente, oui, ami, che
une chose terrible, qui est l'absence. L'amour aussi, c'est très terrible, oui, oui. Mais l'absence, votre regard, est si, on peut dire... Je n'aime pas l'amour. Tu n'aimes pas l'amour, mon ami? Oh, je suis désolée pour toi. Mais je suis beaucoup tombée amoureuse. Oui. Oh oui, oui, on peut le dire comme ça. Oh, va bien. Voilà. Oui, oui. Et un'altra ai suoi genitori. Li salutava con le espressioni più commoventi. Scusava il proprio atto con la forza invincibile della passione. E... finiva col dire che avrebbe considerato il momento più felice della sua vita, quello in cui le avrebbero permesso di gettarsi ai piedi dei carissimi suoi genitori. Sigillate le due lettere con un sigillo di tula, sul quale erano rappresentati due cuori grazie fiammeggianti ed una conveniente iscrizione, Maria Gavrilovna si gettò sul letto proprio avanti l'alba e si assopì. La svegliavano ad ogni istante. Sembrava che nel momento stesso in cui saliva sulla slitta per andare a sposarsi, il padre la bloccasse, la trascinasse per la neve con tormentosa tempestività e la gettasse in un sotterraneo buio e senza fondo. E lei volava giù, a capofitto, con un inspiegabile struggimento di cuore. La supplicava con voce penetrante di affrettarsi a sposarlo! Solito.
con un mal di capo non simulato. Che hai, Masha? Sei malata, Masha. Hai bisogno di qualcosa? Vuoi fare colazione? Il padre e la madre notarono la sua inquietudine. La loro tenera premura. Le loro incessanti domande. Sei pallida. Sei triste, Masha. Le straziavano il cuore. Ella cercava di calmarli, di sembrare allegra. Non poteva. Venne la sera. Giornata in mezzo alla sua famiglia, le stringeva il cuore. Ella era appena viva. Salutava segretamente tutte le cose, tutte le persone che la circondavano. Cena. Il suo cuore si mise a battere forte. Con voce tremante dichiarò che non aveva voglia di cenare e cominciò a salutare il padre e la madre. Essi la baciarono e, come al solito, la benedissero. Ella per poco non si mise a piangere. Venuta in camera sua, si gettò su una poltrona e si sciolse in lacrime. La ragazza cercava di persuaderla a calmarsi, a farsi coraggio. Tutto era pronto. Mezz'ora dopo, Masha doveva lasciare per sempre la casa paterna, la sua stanza, la quieta vita di fanciulla. Fuori c'era una tempesta di neve. Il vento ululava.
della casa tacque e si addormentò. Masha si avvolse con lo scialle, mise una veste pesante, prese in mano una cassettina e uscì sul terrazzino posteriore. La cameriera la seguiva portando due involti. Scesero in giardino. La tempesta non si calmava. Il vento soffiava incontro come sforzandosi di fermare la giovane malfattrice. Le due a stento arrivarono in fondo al giardino. Sulla strada la slitta le aspettava. I cavalli intirizziti non stavano fermi. Il cocchiere di Vladimir passeggiava avanti le stanghe trattenendo gli impetuosi. Egli aiutò la signorina e la ragazza a sedersi, a mettere a posto gli involti e la cassettina. Afferrò le redini e i cavalli presero il volo. Affidata la signorina alle cure della sorte e all'arte del cocchiere Tiriosca, volgiamoci al nostro giovane amante. Per tutto il giorno Vladimir era stato in movimento! Al mattino si era presentato dal prete di Giadrino e a fatica si era accordato con lui. Poi era andato alla ricerca dei testimoni tra i proprietari vicini. Il primo da cui si era presentato, il quarantenne cornetta in ritiro Dravin, accettò con piacere. Questa avventura, assicurava, gli ricordava il tempo di una volta e le birichinate degli usseri. Persuase poi Vladimir a rimanere a pranzo da lui e gli disse che per quanto riguardava gli altri testimoni non ci sarebbero stati problemi. Infatti subito dopo pranzo comparvero il geometra Schmidt, Baffi e Speroni e il giovane figlio del capo della polizia, un sedicenne da poco entrato negli Ulani. Essi non solo accettarono la proposta di Vladimir con favore, ma gli giurarono perfino che avrebbero dato la vita per lui. Vladimir li abbracciò con entusiasmo e andò a casa a prepararsi. Annottava già da un pezzo e Vladimir mandò il suo fidato Tiriosca a Niena Radova con la sua troica e per sé ordinò di attaccare la slitta piccola al cavallo e solo, senza cocchiere, si diresse verso Giadrino, dove dopo una due ore doveva raggiungerlo Maria Gavrilovna. La strada gli era familiare e ci volevano in tutto 20. Sì, 20 minuti di cammino. Ma non appena egli fu uscito dal paese nella pianura, si alzò il vento. Venne una tale tempesta di neve
egli non vide più nulla. La strada fu coperta in un minuto e le vicinanze scomparvero in una tenebra torbida, giallognola, attraverso la quale volavano bianchi fiocchi di neve. Il cielo si fuse con la terra e Vladimir si ritrovò solo mentre cercava di raggiungere di nuovo la strada principale. Il suo cavallo avanzava alla cieca e ogni momento o saliva su un mucchio di neve oppure sprofondava in una buca. La sua slitta si rovesciava di continuo e Vladimir cercava solo di non perdere la giusta direzione. Ma gli sembrava che fosse ormai passata oltre mezz'ora da quando era partito e non era ancora giunto al boschetto di Jadrimo. Passarono altri 10 minuti e il boschetto non si vedeva. Vladimir avanzava in un campo solcato da borri profondi. La tempesta non si calmava. Il cielo non si schiariva. Il suo cavallo grondava di sudore. E anche lui, malgrado ogni momento fosse nella neve, fino alla cintola, finalmente! Vide che non andava nella giusta direzione. Allora Vladimir si fermò e incominciò a riflettere, a ricordare, a considerare e si accorse che doveva andare a destra. Allora Vladimir andò a destra. Il suo cavallo camminava appena. Era già più di un'ora che erano partiti e Jadrino non doveva essere lontano. Ma egli andava e i campi non finivano mai. La sua slitta ogni momento si rovesciava e ogni momento Vladimir la ritirava su. Il tempo passava e Vladimir cominciava ad essere fortemente inquieto. Finalmente, da un lato, cominciò a nereggiare qualcosa. Vladimir vi si diresse, avvicinandosi. Vide che era un boschetto. Grazie a Dio, pensò. Grazie. Ora è vicino. Vladimir fiancheggiò il boschetto, sperando di trovare subito la strada nota o di girarci intorno, perché Jadrino doveva trovarsi subito dietro di esso. Presto trovò la strada. E Vladimir entrò nel buio degli alberi spogliati dall'inverno. Là dentro il vento non vi poteva infuriare. La strada era liscia. Il suo cavallo si rinfrancò. E anche Vladimir
si calmò. Ma egli andava? Andava? E Giadrino non si vedeva. Il boschetto sembrava non avere fine. Vladimir si accorse con terrore che era entrato in un boschetto ignoto. La disperazione lo prese e allora sferzò il cavallo. La povera bestia si mise al trotto, ma ben presto cominciò a rallentare, e dopo circa un quarto d'ora si mise al passo, malgrado tutti gli sforzi dello sventurato Vladimir. Poco a poco gli alberi si fecero più radi. Vladimir uscì dal bosco e Giadrino non si vedeva. Doveva essere circa mezzanotte. Lacrime incominciarono a scorgargli dagli occhi. Il tempo ora era calmo. Le nubi si erano aperte. E davanti a lui si stendeva una pianura solcata da un bianco tappeto ondulato. Si diresse. Alla prima piccola isba saltò fuori dalla slitta. Corse ad una finestra e incominciò a bussare. Allora bussò ancora più forte. Dopo pochi minuti si alzò un'imposta e un vecchio mise fuori la sua barba bianca. Che ti bisogna? Che mi bisogna? È lontano, Giadrino. Giadrino, sei lontano? Non tanto, una decina di verste circa. A questa risposta Vladimir si afferrò i capelli e rimase immobile come un uomo condannato a morte. E di dove sei tu? Vladimir non aveva la forza di rispondere a questa domanda. Puoi tu, vecchio, procurarmi un cavallo per andare a Giadrino? Che cavalli vuoi che abbia noi? Puoi procurarmi allora una guida. Posso pagarla quanto vuoi. Aspetta. Manderò mio figlio.
Lui ti accompagnerà. E Vladimir rimase ad aspettare. Ma non era passato neanche mezzo minuto che egli incominciò a bussare ancora più forte. L'imposta si alzò e la barba ricomparve. Che ti bisogna? Ebbene, tuo figlio? Si sta calzando. Ora viene. Che sei intirizzito? Vieni dentro a scaldare. Ti ringrazio. Aspetterò tuo figlio. Il portone cigolò. Uscì un ragazzo con un randello in mano. Egli andava avanti, ora indicando e ora cercando la strada tra i mucchi di neve. Che ora è? Farà presto giorno. Da questo momento Vladimir non disse più una parola. Cantavano i galli. Era già chiaro quando giunsero loro a Jadrino. La chiesa era chiusa. Vladimir pagò la sua guida e si diresse verso la corte del prete. Nella corte la sua troica non c'era. Quale notizia lo aspettava? Ma ritorniamo ai buoni proprietari di Nienna Radova e vediamo che succede da loro. Ma nulla, i due vecchi si svegliarono e vennero in salotto. Gavrila Gavrilovic in giacca di flanella e berretto da notte. Praskovia Petrovna in vestaglia ovattata. Servirono il samovar. Gavrila Gavrilovic mandò una ragazzina a informarsi da Maria Gavrilovna come stesse e come avesse riposato. La ragazzina tornò dicendo che avesse riposato male, ma che adesso stesse meglio e che ora verrebbe in salotto. Infatti, subito dopo, Maria Gavrilovna aprì la porta e si avvicinò al babbo e alla mamma per baciarli. Come va la tua testa, Masha? Meglio, babbo. Certamente, Masha, ieri ti ha fatto male le esalazioni di carbone. Può darsi, mamma. La giornata passò felicemente, ma nella notte Maria Gavrilovna si ammalò. Mandarono in città per un medico. Egli arrivò la sera tardi e trovò la malata in pieno delirio. Si manifestò un violento febbrone. La povera ammalata fu per 2 settimane sull'orlo della tomba. In casa nessuno sapeva della fuga progettata. Le lettere da lei scritte furono bruciate. La sua cameriera non diceva niente a nessuno, paventando l'ira dei padroni. Il prete, il cornetto a riposo, il geometra coi baffi, il giovane Ulano, furono tutti discreti, non senza ragione. Ah, il cocchiere Tiryoshka non diceva mai niente a nessuno, neanche da Brillo. Così il segreto fu mantenuto da circa una mezza dozzina di congiurati. Ma Maria Gavrilovna stessa
nell'incessante delirio svelava il suo segreto, Vladimir! Tuttavia le sue parole erano così incoerenti che la madre, la quale non si allontanava dal suo letto, poté capire solo che la figlia era follemente innamorata di Vladimir! Vladimir Nikolaevich! Vladimir! E che probabilmente l'amore era la causa della sua malattia. Ella si consigliò col marito, con alcuni vicini, e alla fine decisero tutti quanti all'unanimità che si vede tal era il destino di Maria Gavrilovna. Vladimir! Che quel che è scritto è inevitabile. Che povertà non è peccato. Vive non con la ricchezza, ma con la persona. Che finché l'amore c'è, il campanello suonerà. Al cuore non si comanda, e simili cose. I proverbi morali sono straordinariamente utili in quei casi in cui da noi ben poco possiamo escogitare la nostra giustificazione. Intanto la malata cominciò a rimettersi. Vladimir era un po' che non si faceva vedere in casa di Gavrila Gavrilovic. Era stato impaurito dall'accoglienza consueta. Risolsero di mandarlo a chiamare per comunicargli l'inaspettata fortuna, il consenso... Per il matrimonio. Il matrimonio. Ma quale fu lo stupore dei proprietari di Gnena Radova quando in risposta al loro invito ricevettero da lui una lettera semifolle. Egli dichiarava che non avrebbe mai più messo piedi in casa loro. E li supplicava di dimenticare un infelice per il quale l'unica speranza era la morte. Qualche giorno dopo vennero a sapere che Vladimir era partito per riarruolarsi nell'esercito. Si era nel 1812. Qualche tempo non osarono darne notizia a Mascia che si ristabiliva. Ella non nominava mai Vladimir. Ma già pochi mesi dopo, trovando il suo nome nel numero di coloro che si erano distinti e che erano stati gravemente feriti a Borodino, svenuta e temevano le tornasse il febbrone. Grazie a Dio lo svenimento non ebbe seguito. Un altro dolore l'afflisse. Mancò Gavrila Gavrilovic, lasciandola erede di tutto il suo possesso. Ma l'eredità non le era di consolazione. Ella partecipava sinceramente al dolore della povera Praskovia Petrovna. Giurava di non lasciarla mai. Tutte e due lasciarono Gnena Radova, luogo di tristi ricordi, ed andarono ad abitare nella proprietà di...
I pretendenti, anche qui, giravano intorno alla gentile e ricca signorina da marito, ma essa non dava la minima speranza a nessuno. Anche la madre ogni tanto cercava di persuaderla a scegliersi un compagno. Ella scuoteva il capo e si faceva pensosa. Vladimir non era più. Era morto a Mosca, alla vigilia dell'entrata dei francesi. La sua memoria sembrava sacra per Masha. Almeno ella conservava tutto quello che lo ricordava. I libri, un tempo letti da lui, i suoi disegni, la musica, i versi da lui trascritti per lei. I vicini si meravigliavano della sua costanza e aspettavano con curiosità l'eroe che avrebbe infine trionfato sulla triste fedeltà di quella vergine Artemide. Intanto... Dai, non ce la faccio a dirlo. Dai. Ciao. Marco. Intanto? La guerra era gloriosamente finita! I nostri reggimenti tornavano dall'estero! Il popolo correva loro incontro! La musica suonava i canti dei vinti! Vive il ricatto! Vive Enrica, gli ufficiali, partiti per la campagna ancora adolescenti, ritornavano fatti uomini nell'aria di guerra, coperti di croci. I soldati chiacchieravano allegri fra di loro, inserendo ad ogni istante nel discorso parole francesi e tedesche. Bonjour. Guten Tag. Bonjour. Hallo. Mademoiselle. Fräulein. Monsieur. Mein Herr. Pomme de terre. Kartoffeln. Ja. Ja. Fromage. Butter. Ja. Croissant. Brezel. Champagne. Beer. Beer. Bordeaux. Federweiss. Chardonnay. Sauvignon. Pinot Noir. Camembert. Brie. Cognac. Banquet. Tempo indimenticabile. Tempo di gloria e di entusiasmo. Come batteva forte il cuore russo alla parola patria. 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 E come erano dolci le lacrime dell'incontro. Con quale concordia riuscivamo ad unire i sentimenti di orgoglio nazionale e di amore per il sovrano. E per lui qual minuto... Ma le donne? Oh, le donne! Le donne russe furono allora incomparabili. La loro abituale freddezza era scomparsa. E il loro entusiasmo era inebriante quando, accogliendo i vincitori, gridavano... Urrà! E in aria gettavano le cuffiette! Beh, chi degli ufficiali di allora non riconosce di essere stato debitore alla donna russa della più preziosa, della migliore ricompensa? In quegli splendidi tempi, Maria Gavrilovna viveva con la madre nella provincia di... E non vide con quanto entusiasmo i vincitori festeggiavano le due capitali, festeggiavano il ritorno delle truppe. Ma nei distretti, nei villaggi, l'entusiasmo generale forse era ancora più vivo. L'apparizione di un ufficiale in questi luoghi era per lui un vero trionfo. Un amoroso in frac si trovava male avendolo per vicino. Abbiamo già detto che, malgrado la sua freddezza, Maria Gavrilovna era come sempre circondata da pretendenti. Ma tutti dovettero cedere quando comparve al suo castello
il ferito colonnello degli Usseri, Burmin, con il nastro di San Giorgio all'occhiello e con un pallore interessante. Come dicevano le signorine di quella località, aveva circa 26 anni ed era venuto in licenza nei suoi possedimenti vicini al villaggio di Maria Gavrilovna. E Maria Gavrilovna lo distingueva molto. In sua presenza la solita pensosità di lei si ravvivava e non si poteva dire che la civettasse con lui. Ma un poeta, notando il suo comportamento, avrebbe detto: s'amor non è, che dunque è quel che io sento. Ma se egli è amor, per Dio, che cosa ed quale? Se bona, onde l'effetto aspro, mortale. Se ria, onde si dolce ogni tormento. Sa mia voglia ardo, onde il pianto, il lamento. Sa mal mio grado, il lamentar che vale. Oh, viva morte, oh dilettoso male. Come puoi tanto in me, s'io non consento? E s'io il consento, a gran torto mi doglio. Fra sì contrari venti, in frale barca, mi trovo in alto mar, senza governo. Sì lieve di saper d'error si carca, ch'io medesmo non so quel ch'io mi voglio, e tremo a mezza estate, ardendo il verno. S'amor non è, che dunque è quel che io sento? S'amor non è, che dunque è quel che io sento? S'amor non è, che dunque è quel che io sento? Burmin era davvero un giovanotto molto simpatico. Aveva quello spirito di osservazione opportuno che piace molto alle donne, senza nessuna pretesa e spensieratamente canzonatorio. Il suo contegno nei confronti di Maria Gavrilovna era semplice e franco. Ma ogni cosa ella dicesse o facesse, l'animo, gli sguardi di Burmin la seguivano sempre. Egli sembrava di indole quieta e modesta, ma le voci assicuravano che un tempo era stato un tremendo rompicollo. Sì, ma questo non gli nuoceva nell'opinione di Maria Gavrilovna, la quale, ah, come tutte le giovani donne in generale, scusava volentieri le monellerie che scoprivano l'arditezza e l'impetuosità del carattere. Ma più di tutto, più della sua delicatezza. Oh, più della gradevole conversazione. Più del pallore interessante. Più del braccio fasciato. Più di tutto il silenzio del giovane ussaro. Il silenzio. Più di tutto eccitavano l'immaginazione e la curiosità di lei. Ella non poteva non riconoscere che gli piaceva molto. E probabilmente anche lui, con la sua esperienza, con la sua intelligenza, aveva potuto notare che ella lo distingueva. Come mai dunque non l'aveva ancora veduto ai suoi piedi? Come mai non aveva ancora sentito una sua dichiarazione? Che cosa lo tratteneva? La timidezza, inseparabile dall'amor verace? L'orgoglio e la civetteria dell'astuto seduttore.
Per lei era un enigma. E dopo averci pensato ben benino, concluse che la timidezza, sì, ne era l'unica ragione. E decise di incoraggiarlo con una maggiore premurosità e, secondo i casi, persino con la tenerezza. Si preparava per lo scioglimento più inaspettato. Attendeva con impazienza il momento di una romantica dichiarazione. Il segreto, di qualunque genere esso sia, è sempre penoso per un cuor femminile. Le sue operazioni militari ebbero il successo desiderato. Almeno Burmin divenne così pensieroso, i suoi occhi neri si fermavano con tale fuoco su Maria Gavrilovna che il momento decisivo sembrava ormai prossimo. I vicini parlavano di nozze come di cosa già fatta e persino la buona Praskovia Petrovna era contenta che sua figlia si fosse finalmente trovata un degno sposo. La vecchietta sedeva un giorno nel salotto disponendo il gran solitario. Quando Burmin entrò e si informò subito di Maria Gavrilovna. È in giardino, rispose la vecchietta. Andate da lei, io vi aspetterò qui. Andate. E Burmin uscì e la vecchietta si fece il segno della croce e pensò: speriamo che la cosa si concluda oggi. Burmin trovò Maria Gavrilovna presso il laghetto, sotto un salice, con un libro in mano. Un attimo, mi preparo. Vestita di bianco, una vera eroina di romanzo. Dopo le prime domande, Maria Gavrilovna smise apposta di sostenere la conversazione. Rendendo in tal modo più forte il vicendevole imbarazzo, dal quale si poteva liberare solo con una improvvisa e decisiva spiegazione. E così accadde. Burmin, sentendo la difficoltà della sua situazione, dichiarò che da lungo tempo cercava il momento per svelare il proprio cuore. E chiese un momento di attenzione. Maria Gavrilovna chiuse il libro e abbassò gli occhi in segno di assenso. Vi amo, disse Burmin. Vi amo appassionatamente. Maria Gavrilovna arrossì e abbassò ancora di più il capo. Ho agito imprudentemente abbandonandomi alla cara consuetudine di vedervi e di ascoltarvi ogni giorno.
Maria Gavrilovna ricordò la prima lettera di Saint-Preux. Adesso ormai è tardi per oppormi alla mia sorte. Il ricordo di voi, la vostra cara, impareggiabile immagine, saranno da ora innanzi il ricordo della mia vita e anche il tormento della mia vita. Ma mi resta da compiere un penoso dovere. Svelarvi un orribile segreto e porre tra di noi la barriera insormontabile. Essa è sempre esistita. Io non avrei mai potuto essere vostra moglie. Sì, lo so che avete amato un tempo. Ma la morte, 3 anni di compianto, buona, gentile Maria Gavrilovna, non privatemi dell'ultima consolazione. Il pensiero che avreste acconsentito a fare la mia felicità, tacete. Santi Dio, mi dilaniate il cuore. Tacete. Io lo sento che sareste stata mia. Se io non fossi stato la creatura più sventurata. Sono sposato. Maria Gavrilovna lo guardò con stupore. Siete sposato? Sono sposato. E questo è il 4º anno che lo sono. E non so chi sia mia moglie, e dove sia, e se mi sarà mai dato di ritrovarla un giorno. Ma che dite? Che strano, eh? Che strano. Seguitate. Fatemi la grazia, seguitate. Seguitate, fatemi la grazia. Al principio del 1812 io mi affrettavo verso Vilna, dove si trovava il nostro reggimento. Un giorno, giunto la sera tardi a una stazione di posta, volevo ordinare che fossero attaccati i cavalli subito. Ma all'improvviso si levò una tremenda tempesta di neve. Il postiglione e il mastro di posta mi consigliarono di lasciarla passare. Io li ascoltai. Ma un'incomprensibile irrequietudine si impadronì di me, sembrava che qualcosa mi spingesse. La tempesta non si placava. Io persi la pazienza e ordinai nuovamente di partire e partimmo in piena bufera. Al postiglione
venne l'idea di passare per il fiume, cosa che doveva abbreviarci il cammino di un tre verste. Le rive erano ricoperte di neve, il postiglione passò il punto in cui si usciva sulla strada e noi ci trovammo in parte ignote. La bufera non si placava. Io vidi il lumicino e ordinai di andare lì. Giungemmo in un villaggio. Nella chiesa di legno la luce era accesa. La chiesa era aperta. Dietro al recinto stavano delle slitte. E della gente camminava sul sacrato. Di qua! Di qua! Urlò una voce. Io ordinai al postiglione di avvicinarsi. E si ricordi, dove ti sei attardato? Mi disse qualcuno. La ragazza è svenuta, il prete non sa che fare, noi stavamo per tornare a casa. Vieni fuori subito! E io in silenzio saltai giù dalla slitta ed entrai nella chiesa, debolmente illuminata da due o tre candele. Una fanciulla sedeva su una panca in un angolo buio della chiesa, un'altra le stropicciava le tempie. Santi Dio, finalmente siete arrivato! Mi disse questa. Ma ci mancava poco che faceste morire la signorina! Nel frattempo il vecchio sacerdote si avvicina a me e mi domanda... Ordinate di cominciare. E cominciate, cominciate, padre, risposi io molto distrattamente. Sollevarono la fanciulla. Mi parve bellina. Un'imperdonabile, incomprensibile leggerezza. Io mi misi vicino a lei dinanzi all'incinocchiatoio. E il sacerdote era di fretta. Tre persone e la cameriera sostenevano la sposa e si occupavano soltanto di lei. Ci sposarono. Baciatevi. Ci dissero. Mia moglie volse verso di me il suo viso pallido. Io volevo baciarla. Ma lei aprì gli occhi e gridò. Non è lui! Non è lui! E cadde per terra priva di sensi. I testimoni fissarono su di me i loro occhi terrorizzati. Io mi girai. Uscii fuori dalla chiesa senza nessun impedimento, saltai sulla chibitka e gridai via! Dio mio! E che cosa ne è stato della povera vostra moglie? Non lo so. Non so come si chiama il villaggio dove mi sono sposato. Non mi ricordo da che stazione di posta ero partito. Al tempo attribuivo così poca importanza alla mia delittuosa birichinata che, uscito dalla chiesa, mi addormentai. Mi svegliai il giorno dopo, alla terza stazione. Il servo che era con me morì nella campagna e perciò io... non ho neanche la possibilità di conoscere colei di cui mi feci beffa così crudelmente. E che ora è così crudelmente vendicata. Dio mio. Dio mio. Dio mio. Eravate dunque voi. Non mi riconoscete? Burmin impallidì e si gettò ai suoi piedi. Thank you.
Thank you.